Salve a tutti, è da un bel po' che non ci vediamo e la cosa bella è che torna a parlare di politica e non mi sembra un buon inizio. Cioè, parto col piede sbagliato, lo so, però voglio elencare quelli che sono i 10 errori o orrori di questa campagna elettorale, che è stata decisamente molto agguerrita. E voglio precisare una cosa, non si tratta di una top 10, ma semplicemente un elenco di 10 cose. C'è in particolar modo una cosa che a me ha dato parecchio fastidio, ma ve ne accorgerete. Partiamo subito che ci sono tante belle cose su cose. Salvini decisamente negli ultimi mesi ha dato il meglio di sé, un vero funambolo della politica italiana. L'unico che se lo mandi in un campo aperto dove un branco di mucche ha appena defecato e gli dici di attraversarlo senza pestare nemmeno una torta al metano, lui sarebbe capace di pestarle tutte. Insomma, una comica. Non si può parlare di campagna elettorale per Salvini perché è sempre stato perennemente in campagna elettorale, tranne dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. All'improvviso è diventato un sostenitore della pace, è passato da fermare delle navi in mezzo al mare per settimane ad essere un po' come Bono degli U2. Il suo essere sempre stato vago su Putin in tutti questi mesi di conflitto decisamente non hanno reso la sua posizione favorevole, perdendo parecchi consensi. E sicuramente il colpo di reni degli ultimi giorni, dicendo di essere contro l'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina, servirà ben poco. Anzi, forse peggiorerà la sua situazione, dato che in tanti l'avrebbero votato proprio per le sue posizioni filorusse, mascherato da uomo portatore di pace, che mette i fiori nei cannoni. E non intendo quei cannoni perché la droga è me. E le sue live su TikTok. Meravigliose. Però finché vedeva Putin come il leader forte, pavido, andava tutto bene. Ora che è allo sbando e sta decisamente perdendo la guerra contro l'Ucraina, Salvini non è poi così simpatico, poi è un po' basso, un po' gonfio ultimamente. Non mi piace. Dato che è in difficoltà, ritorna sul suo cavallo di battaglia storico, ovvero gli sbarchi. Insomma, è Salvini. L'unico uomo che riesce a darsi le pedate sulle palle da solo. Numero 2. Ma noi millennial? Altro errore di questa campagna elettorale è la totale incapacità di parlare ai millennial, ovvero noi trentenni barra quarantenni, 35enni, insomma. Per carità, le proposte ci sono, soprattutto su chi vuole formare una famiglia e avere gli aiuti dello Stato. Va benissimo, però se da una parte i pensionati e le pensioni sono il mana perfetto per alimentare i consensi in questo paese di vecchi, dall'altra parte ci troviamo la generazione Z come vera new entry di questa magistrale campagna elettorale. La politica è a disposizione dei giovanissimi, che vuole tranquillizzarli perché loro ci sono e una volta al governo faranno di tutto per regalargli un futuro migliore, perché la politica vuole parlare anche a voi giovani. Tutto bello, amici miei, che comparite in home su TikTok per parlare ai giovani. Ma noi c'è tutta una generazione che non è stata nemmeno coinvolta in questa campagna elettorale, intendo a livello comunicativo, che rischia seriamente di non andare nemmeno a votare. Noi trentenni che per anni ce la siamo presa con gli attuali frequentatori di Facebook per averci lasciato un paese sfatto e completamente ammaccato, rischiamo di arrivare fra 20 anni ed essere noi colpevoli di una possibile Italia completamente allo sbando. Ammetto che anche noi millennial dobbiamo prenderci questa responsabilità e fare un passo in più e cercare di andare a votare, perché dall'altra parte un altro errore più grosso è anche nostro, quello di disinteressarci, perdere la fiducia nella classe politica. E questa cosa non va bene, perché non siamo nemmeno di buon esempio per quanto riguarda le generazioni che arrivano dopo la nostra. Numero 3. Peppa Pig e le discussioni inutili. Seguendo un po' quello che ci hanno mostrato gli ultimi dati, decisamente la Meloni è la favorita insieme al centrodestra. Non si può negare, è lo scenario imminente. Ora, quando si è in vantaggio in una partita di calcio, ad esempio, uno dovrebbe farsi furbo e cercare di mantenere il cosiddetto possesso di palla ed uscire così vittorioso senza tanti pensieri. Invece no, ci deve essere sempre l'esponente di un partito che deve spararla grossa, al limite del ridicolo, in grado di farti perdere decisamente consensi o addirittura mettere in ridicolo il partito stesso. La questione Peppa Pig, scatenata da Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d'Italia,
contro una puntata dove ci sono due mamme, la paura di costui è il rischio di deviare le menti dei bambini. Siamo tutti d'accordo che è una puttanata pazzesca, indipendentemente dall'idea che abbiamo. Siamo tutti d'accordo, giusto? Guardate, ci ho fatto pure una vignetta. Anzi, vi consiglio di recuperare tutte le strisce che faccio ogni settimana su Instagram. Sono inedite. Sono certo che vi divertirete molto. Vi consiglio di seguirmi anche lì. E fatemi sapere se vi sono piaciute. Ma poi, scusate, quando io ero bambino, ero fan di un uomo col caschetto biondo, super muscoloso, con un vestito che Village People levati proprio. Decisamente, oggi non mi posso considerare un grande amante del cast. Numero 4. Gli occhi della tigre. Letta, colui che ha passato gli ultimi anni ad allenarsi nella terribile tana delle tigri nei meandri del centro-sinistra. Oggi lo vediamo bello carico combattere le destre con gli occhi della tigre. Già, lui è quello che dovrebbe avere gli occhi della tigre. Ecco che però il PD ci ricasca ancora. Ha questa capacità di raccogliere consensi nel corso del tempo grazie al fallimento degli altri schieramenti. E durante il periodo draghiano ha avuto anche il momento di gloria brillando di luce riflessa. Però ora tocca a loro buttarsi in pista e mostrare i denti e gli occhi della tigre, ovviamente. E niente. Totale confusione con le alleanze, saltata quella che doveva essere l'alleanza perfetta con Calenda, e l'occhio della tigre si è ritrovato a raccattare gli scarti della sinistra per poter fronteggiare le destre. Buona fortuna! Ora, non tanto per Più Europa, che sono abbastanza in linea con il Partito Democratico, più che altro fra Tojani e Bonelli, costoro che ad ogni singola mossa di Draghi si scatenavano come gli spartani alle termobili. Del tipo Draghi tossiva per un istante, loro no! Voto contro. Non siamo d'accordo. Bu Draghi, bu. E con l'aggiunta della rondine felice di Di Maio e gli altri scappati di casa, il PD è finalmente pronto a fronteggiare le destre con gli occhi della tigre. A detta di Letta, loro sono l'unica alternativa responsabile per questo paese, perché l'arma del PD è: se non ci votate noi, vinceranno gli altri. E grazie al cazzo, direi. E poi vorremmo continuare con ciò che ha iniziato Draghi. Fra Tojani, zitto. Zitto. A cuccia. Gli occhi della tigre, eh? Numero 5. Come posso dirlo? Il logo di Impegno Civico di Gigino Di Maio. Basta così. Se sembra sufficiente. Numero 6. Movimento 5 Stelle. E Conte. Capiamoci, in questa campagna elettorale a livello comunicativo l'avvocato degli italiani, vi ho sbloccato un ricordo, lo so, decisamente ha saputo sfruttare al meglio i suoi mezzi di comunicazione. Era il più preparato e si nota che se l'è studiata per bene prima di generare la crisi di governo per far cadere Draghi. Però non è tutto oro quel che luccica. Ok le apparenze e l'impatto che hai sui social, ma la sostanza dov'è? Un guazzabuglio di cose messe a caso. Parlo proprio del programma, confusionario, di una vaghezza disarmante, del tipo noi dei 5 Stelle ci siamo evoluti, siamo più atlantisti e europeisti, ma troppi ma. Troppi giri di parole e totale assenza di concretezza sulla Russia e le sanzioni. Tante parole spese per l'energia con tanto di vecchi rigurgiti grillini ai primi passi. Insomma, è il Movimento 5 Stelle. Ma in fondo, sti cazzi, che tanto chi li voterà non l'avrà nemmeno letto il programma. Oltre 250 pagine. Aspetto con ansia il film. Tranquilli, tanto si improvvisa tutto dopo il 25. Non si sa mai che ci scappi un'altra alleanza con il PD, no nucleare, e gli sta bene pure il reddito di cittadinanza. Ma perché no? Numero 7. Amici per la pelle. L'alleanza Calenda sulla carta non sarebbe neanche così assurda se non fosse in realtà che stiamo parlando di due prime donne che difficilmente potrebbero convivere assieme. Si sono detti di tutto, ma oggi pur di sopravvivere hanno deciso di fare fronte comune. Ma dei due, chi ci guadagna di più con questa alleanza? Sicuramente non è Calenda, e per certi versi questo è stato il suo più grosso errore. Si può dire di tutto di Renzi, e ormai si è anche detto di tutto, ma non si può negare la sua scaltrezza e la sua capacità di essere fra i politici più influenti nonostante i miseri numeri che tira su. Basta vedere la formazione del governo Conte 2 e di quello di Draghi, ha decisamente avuto un ruolo fondamentale. E con questa alleanza sicuramente si riconferma la Volpe che è sempre stato, perché avendo
avendo dalla sua parte Calenda, avrà la possibilità di rientrare in partita e col tempo attirare gli stessi elettori del suo compagno. Berlusconi su TikTok. Tac, come dice lui. Nulla il contrario, ma decisamente l'errore sta nel pigliarsi a schiaffi da solo e farsi prendere per il culo da una community immensa di ragazzini, pensando pure di far presa su di loro con il solito siparietto squallido vecchio di 30 anni. Basta, un meme vivente. O quasi. Vabbè, comunque, che sicuramente non lo porterà ad essere amato dalle nuove generazioni. Ma poi cos'è sta roba del presentare di nostra ragazza ci dà dai 20-30 anni? Ancora? Fa schiumare di gioia solo in Maranza che commentano Top Silvia, uno di noi, grande! Ma che difficilmente sanno come si entra in una cabina elettorale. Numero 9. Fascisti dappertutto e da nessuna parte. È decisamente ridicola la continua campagna insensata da parte del centro-sinistra di vedere il ritorno del fascismo con la possibile vittoria della Meloni, citando pure le testate estere che tendono a dare le notizie con una superficialità quando parlano dell'attuale situazione politica in Italia. La Meloni non è fascista, o almeno io non penso che sia fascista, e non basta prendere di riferimento un video di Le Pischella che dice «Il Duce è un bravo guaglione», perché di cazzate e di puttanate a quell'età se ne dicono tante e se ne fanno tante. Ad esempio, io ho riscritto il blog di Beppe Grillo, quindi. Però bisogna ammettere che la Meloni è il punto di riferimento dei bifolchi nostalgici che ogni anno si raccolgono a Predappio a dire «Camerando Benito Mussolini, presente!» La Meloni deve essere certamente più chiara e accettare la realtà dei fatti e decidere se accogliere a sé questo gruppo di malati mentali o dissociarsi e dire che non ha nulla a che vedere con questa gentaglia e che a fare apologia di fascismo è un reato, cazzo. Non succederà mai, lo so. Questa l'ho lasciata per ultima perché la trovo la più squallida. Se prima ho parlato degli autogol dei classici esponenti di Fratelli d'Italia che la sparano grossa per poi essere presi per il culo alla zanzara, ora passiamo alla madre più madre di tutte le madri cristiane, Giorgia Meloni, che è riuscita a raggiungere il punto più basso di questa campagna elettorale per racimolare qualche consenso in più puntando sul sentimento di repulsione e rabbia degli italiani, suscitato da un filmato di uno stupro pubblicato sui profili social della stessa Meloni. Una totale mancanza di rispetto per la vittima che si ritrova il suo trauma indelebile buttato sui social. E infine l'atteggiamento vile del politico in questione nel buttare benzina sulla questione delicata dei migranti alimentando solo l'odio. Ecco, fino ad ora abbiamo scherzato, ma questa cosa mi fa decisamente schifo. Bene, è andata. Quindi, mi raccomando, domenica andate a votare, ok? Io vi dico solo questa cosa qua. Io all'epoca, quando ho preso la cittadinanza, non vedevo l'ora di prenderla proprio per avere anche questo diritto, cioè quello di andare a esprimere nel mio piccolo un'opinione, esprimere il mio pensiero, avere la libertà di andare lì e dire ok, tutta la classe politica ha tanti difetti, lo sappiamo, però ho finalmente la possibilità di dire la mia. E lo faccio con una semplice crocetta, ok? E va bene così. Grazie per aver seguito questo video e magari facciamo poi un video post elezioni. Vediamo, facciamo un sunto di tutto quello che è successo e di tutto quello che succederà. Che bello tornare su YouTube. Alla prossima.